Merrell Moab Speed 2, una scarpa da escursionismo ed hiking veramente fatta bene, che mi ha sorpreso sotto tanti punti di vista. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Merrell Moab Speed 2, perché qui troviamo una suola particolare, una Vibram TC5, una suola progettata in esclusiva per Merrell da Vibram. Una suola che devo dire che su tutta la parte d'asciutto tiene veramente molto bene, tutta quella parte di sterrato, single track, anche roccia asciutta non ha nessun problema. Sul fango dipende, perché su roccia bagnata non mi ha soddisfatto granché, mi è capitato di scivolare un paio di volte. Sul fango invece, grazie anche alla tecnologia Traction Lug presente su questa suola, il grip non è per nulla male, davvero da questo punto di vista mi è piaciuto molto. In generale comunque devo dire è una suola abbastanza completa, fate attenzione solamente alle rocce particolarmente bagnate e umide, ma per il resto andrete avanti senza nessun problema. Passando invece alla parte di intersuola, qui troviamo un'intersuola con un materiale proprietario di Merrell, un intersuola abbastanza alto perché comunque si parla di 34 mm di altezza sul tallone, quindi veramente molto molto ammortizzante. Un'intersuola che ci permetterà di poter camminare veramente per tantissime ore, cioè con questa scarpa potete star fuori a camminare anche 12 ore e quando avrete finito non avrete il piede né stanco né affaticato. Quindi da questo punto di vista sicuramente è una scarpa con la quale poter camminare a lungo per tanti giorni anche. Quello che mi è piaciuto dell'intersuola poi è che comunque non si sentono le rocce sotto quando camminiamo, nel senso possiamo camminare sulle rocce davvero non sentiamo gli spuntoni sulla pianta del piede. E poi la tecnologia Flex Plate che troviamo sulla parte mediana della scarpa, ovvero non è altro che un inserto che va a stabilizzarla, un inserto che ne evita la torsione in modo tale che se dovessimo trovare una qualche roccetta non avremo quella scarpa che tende un pochino a deformarsi. Da questo punto di vista, oddio, un'intersuola ha fatto veramente molto molto bene, un'intersuola che ci permetterà, come dicevo, di utilizzare la scarpa davvero a lungo. Passando alla parte superiore della tomaia, iniziamo dal puntale, per cui troviamo un puntale mediamente strutturato. Un puntale che, diciamo, se dovesse strusciare contro qualche roccia non è un problema, ma non prendeteci proprio calci una roccia perché lì il mare lo sentireste. Per quanto riguarda la tomaia, devo dire che la tomaia mi è piaciuta perché comunque è abbastanza traspirante, ma me la sarei aspettata ancora più traspirante. Cioè, diciamo che da questo punto di vista gli darei un 9 su 10, non è proprio super super traspirante. L'aspetto però che mi è piaciuto di queste Merrell, visto che adesso vi parlavo della tomaia, è che io ho le Moab Speed 2 senza Gore-Tex. Esiste anche la versione col Gore-Tex, sempre basse, ma allo stesso modo esiste anche la versione alta, mid col Gore-Tex. Quindi da questo punto di vista di Merrell, Moab Speed ce ne sono davvero tante. Continuando per la tomaia, devo dire che comunque è fatta bene, sicuramente una tomaia durevole nel tempo perché è fatta con un materiale molto resistente. Una tomaia che in generale comunque dai, diciamo che mi è piaciuta, magari non la utilizzerei proprio in quelle giornate super super calde a bassa quota. Parlando invece del tallone, devo dire che questa scarpa è abbastanza stabile, non andrà a farci sicuramente nulla di tecnico, ma dal suo punto di vista anche su discese particolarmente accidentate non ha nessun problema. Per quanto riguarda invece l'imbottitura, un tallone veramente molto imbottito, fatto bene, che non ci provoca vesciche, non ci provoca nessun tipo di dolore anche su traversi particolarmente inclinati. Da questo punto di vista il tallone è davvero costruito bene. Infine, per quanto riguarda linguette e lacci, troviamo una linguetta veramente molto semplice, molto classica, ben imbottita, svolge un ottimo lavoro. I lacci invece anche loro sono molto semplici, molto classici, lavorano bene, svolgono un'ottima funzione, soprattutto il piede all'interno resta veramente molto ben serrato, soprattutto sulla zona dell'avampiede. Passando a parlare proprio dell'avampiede, devo dire che questa scarpa è nella media, non è né particolarmente larga né particolarmente stretta. Un avampiede abbastanza classico, io mi ho preso il mio numero che prendo di tante altre calzature e non ho avuto nessun problema. Ma dunque, a chi consiglio di acquistare queste Moab Speed 2? Diciamo che sono perfette un po' per tutti, dall'escursionista più semplice che sta cercando una scarpa con cui andare a fare dei terreni molto semplici, all'escursionista più esperto che vuole una scarpa con quale star fuori tante tante ore che non gli crei problemi o comunque dolori a fine giornata. Da questo punto di vista davvero un po' per tutti senza aver nessun problema, dove magari farei un po' di attenzione sul tipo di terreno. Perché, come vi dicevo, quello che sono magari le strade di fondovalle, single track e via dicendo non ha nessun problema. Questa è una scarpa perfetta anche per i cammini, ma diciamo che per quanto riguarda invece tutta un po' la parte un po' di tecnico sulla roccia, lì eviterei, non è sicuramente una scarpa da tecnico.
Davvero lei è perfetta per quelle escursioni su terreno molto semplice, sui cammini. Giusto se troviamo qualche roccetta, comunque ci permette di poter passare senza nessun problema, ma come ripeto non è una scarpa da tecnico. Dunque arriviamo alle conclusioni per queste Merrell Moa Speed 2, iniziando dal prezzo, perché Merrell le vende sui 140 euro. Online le si trova anche a meno e sinceramente mi è piaciuto molto il prezzo, perché visto che ultimamente i prezzi stanno alzando tanto, queste scarpe riescono a tenere un prezzo abbastanza contenuto. Da questo punto di vista è una scarpa che mi è piaciuta veramente tanto tanto, perché è perfetta sotto tanti punti di vista, una scarpa con la quale ci si può fare davvero delle escursioni lunghissime senza nessun problema, una scarpa che poi pesa anche solo 340 grammi, quindi non sarà sicuramente una zavorra ai piedi. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!